done in this area in the last years. So we started to work on this area many years ago, considering that music is something that is a multifaceted and multi-domain space. So I would like to put you the attention on the fact that the audible space is only the final results of the production on the work of many artists, composer and performer that arrived to produce the final performance and sound. So in particular, performance interpreting the representation and the description of music that is mainly the original work with the aim of transmitting the intention of the composer and the emotion that the composer would like to transmit it to the audience. And this kind of representation were traditionally more, let's say, visually. The transmission of music as sound is only something that is really recent, so it's quite recent. So recording technology is really something of the last decades. So music representation is something that came from the many, many years ago as something mainly visual. So you can see in these slides some example of Neumanns or ancient music, or Chinese music, Korean, and even classical music. So the Braille idea to have the coding of music and to have the coding on information by using the six dots is quite recent. So the idea started from the possibility, sorry, but this is bad formatted in this computer, but the idea is to, let's say, make this visible through the fingers of details that are a description of the music in somehow. So this is just an example of coded music through Braille, and below you see the same music in print, and so in black and white that you can have in a printed form. So what is behind that? With the arrival of ICT, that is the information communication technology, it was possible to have a coding, to start to model the symbolic music coding, the symbolic music representation somehow, to have the possibilities of starting from some coding that you can see on the left side in terms of description of entities and relationship from the structure that you may have inside, like measure or clef or notes and events that you have in the sound and the music, this representation can be, let's say, played out or interpreted to print out in a black and white on the paper in the classical music or in the Braille, in the embosser, or in some Braille printout system, or can be described verbally in what we call, let's say, spoken music, and with a DAISY or other tools. Okay. So this was a really enabling technology on which we worked since many years. To give you an idea, this is a picture of that we taken at Scala Theater in the 98. So 14 years ago, using the coding of music to elaborate a system to organize a music orchestra during concert and quartet. Let's say you can see the old-fashioned computer-based with a still with touchable devices and so on. So the coding problem was really an enabling technology. We started to work in the 2000 and with the support as a research activity with the support of the European Commission, and studying how the music could be coded to be rendered in Braille or rendered in black and white or rendered in a playout sound some way. So we managed a number of European Commission projects, and the number of
very powerful coding format like music XML or Braille XML coding appear in that period. And on this way, we started to work on the MPEG SMR with the idea of defining a standard for music coding. And we succeeded in creating the standard that now is in place, that is the MPEG symbolic music representation in, as a part 23 in the MPEG 4, that was derived from the format we invented in the Weddell Music, and we derived from the early Moods project in, from which you saw the image before, with the idea of bringing the music on the your decoder. Now it's still a dream, so we work at that in the 2000-2003, but it's still a dream to have in your, let's say, web TV or TV set the possibilities to see what is shown in this snapshot here, with to see black and white music, classical coding, or Braille in your TV set. So to have this delivered in a plethora of devices, such as the iPad or tablet that you have now, but also the mobiles and so on. This technology we develop is enabled a lot of these functionalities. It isn't already in place in the MPEG standard since several years. More recently, we also started in addressing another aspect, that is how to pass from the, let's say, visual description of music in paper to something that is could be coded and printed again in visual or in Braille and make it available for visual impaired or other user. And so with the iMaestro project, we started in analyzing and developing, let's say, algorithms and image processing algorithms to interpreting the image that you can that can represent different kind of music, such as this classical music score that you can see here on the left, and coding formally in symbolic manner inside the computer to create a collaborative environment, to define a place in which senior and visual impaired people can work together, can teach each other, can work and interact with elements of the music. Another problem that we addressed in the last 4 or 5 years in terms of research has been the problem of transcoding. So what you can do to have to pass from audio, that is, let's say, the final results of your performance, so to pass from the polyphonic music and an audio containing polyphonic music, multiple voices with multiple instruments or instrument with multiple notes produced at the same time, to pass from this kind of audio to a symbolic music representation that may allow you, again, to reproduce a music score in Braille or in black and white or other means. On these topics, we develop a number of algorithms. Some of them also we have been the winner for the piano context transcoding, polyphonic transcoding that is organized by MIREX International Conference. And so we succeeded in obtaining the very, very strong and very impressive results in this kind of very challenging music transcoding activity that is a signal processing. So to analyze in frequency and time to see what is something like, let's say, sometimes to explain this is something how to pass from the sausage to the pork again. Because when you have the sound, you have something that is a voice are mixed together, and all the polyphonics is something that is very difficult to return back again to what the real composer has put in the paper or created early. So the idea is very interesting and very, very challenging. And so perfect transcoding is almost impossible, but we can reach, for instance, 90%, 93% for polyphonic and
even more for monophonic. So on this wave, we, as a group, we started activity to define also a specific format for coding Braille music. This format is called Braille Music Markup Language in the wave of XML. Is aligned with the MPEG SMR conceptual model and was developed in the Contrapuntus European Commission project. That's also developed special tools for enabling visually impaired people to navigate in the music notation, to analyze and to study music notation, to memorize the music structure, and obviously to personalize the visualization and play and so on. So to have also in the same tools some facilities to pass from the traditional black and white to Braille and vice versa. So I am quite close to finish. I have a last couple of slides. Recently, is a couple of years that we have, let's say, integrated most of the experience and research results in building what is called the European Collected Library of Performing Arts, that is the ECLAP. You can have some flyers just on the table. The ECLAP is an European Commission project again that have put together about 35 partners of the performing arts in the whole Europe, with the idea of capitalizing and collecting audiovisual material, but also Braille score and music score, to allow to capitalize this information to create a common semantic model to make this searchable and available for the largest number of users on several devices, from PC to mobiles. And now we have more than 100,000 items, and we are going to have to reach 400,000 items that for us are video, documents, score, Braille, 3D, and so on, with the prestigious actors and players like, so we have Nobel Prize Dario Fo and staff, and Grotowski staff, and Carmelo Bene, Gassman, and many, many others. So, conclusions. So, from our point of view, we can say that in many years of activity, we have noticed that our research activity on the several projects mentioned here opened the doors to a lot of new applications. So enabling a new way of coding music, a new way of representing has been a real enabling technology for developing many other facilities that maybe are going to appear in the next year. You can imagine that the first results was 15 years ago and so on. So this, in the application that are now available, has reduced the gap for accessing to music for several kind of user, and for visually impaired in particular, and with the increment also of the amount of accessible music and the amount of the number of possible tools that can be used to manipulate and produce and interact with music. So additional work is needed, collaborative work, more work is needed to improve. There is always space to improve. Thanks. Next speaker is Professor Bicchi from the University of Pisa, and his talk will be Intelligent in the Hand, from Human to Artificial Haptics.
Sì, buongiorno. Questa è una presentazione in cui illustrerò il lavoro che è stato fatto sulle mani, sull'intelligenza, sui mezzi per cercare di aiutare le persone attraverso questa ricerca. Parlerò in italiano, ma le slide purtroppo sono in inglese, spero che questo non sia un problema. Questo è il gruppo di collaboratori che hanno partecipato alle alcune cose che vedremo qua e alcune che sono nelle demo fuori e a cui mi riferirò più avanti. La tecnologia delle immagini per la vista è molto avanzata. Oggi molti di noi, tutti noi abbiamo la televisione, molti di noi hanno televisione in alta definizione, addirittura la televisione in 3D. La realtà virtuale ormai ha definizioni fotorealistiche, in cui gli ambienti sono così, diciamo, quasi credibili. Ecco, tutto questo non ha un corrispettivo paragonabile in quelle che sono le immagini per le mani o per il tatto. Qual è la controparte alle immagini per la vista che possiamo pensare per l'altro senso fondamentale che è il tatto? In effetti la presenza artificiale, la presenza remota, la presenza a distanza in un ambiente è utile per semplicemente godere di cose che non sono direttamente disponibili o per l'addestramento, per operare in remoto, eccetera, hanno bisogno di un senso di essere lì, being there, come si dice in inglese, ma le interfacce visuali possono essere limitate, limitanti. Tatto è il senso più diretto, è il senso più immediato, quello meno intellettualmente mediato, se vogliamo, anche il più emozionante, come ci dicono l'analisi di molte lingue, in inglese touch, in francese touchant, in italiano toccante, quando si parla di qualche cosa che veramente va al nucleo emotivo della persona, ci si riferisce sempre al tocco, al tatto. Quindi, una ricerca che sta andando avanti da anni è quella che vuole passare dalla semplice sensazione di being there, essere lì, a being in touch, essere e toccare questa realtà. Il senso del tatto è quello che dà a noi il senso di realtà veramente. E questo implica che dovrebbe essere un ingrediente fondamentale di un sistema che vuole dare una sensazione di presenza remota, virtuale, o dare informazioni a persone che non possono accedervi oppure che non possono accedervi per i più diversi motivi, o perché non hanno la vista o perché anche non sono presenti in quella posizione o in quelle condizioni. Immagini per le mani, dunque, display del tatto, se vogliamo, l'equivalente di quello che ho, il monitor che ho qui davanti, per l'altro senso mio, il tatto. Questo implica di capire come funziona questo organo e purtroppo l'organo del tatto è capito molto meno dell'organo della vista, dell'occhio. La ricerca è molto meno approfondita. La mano è un organismo non meno complesso dell'occhio, anzi forse di più, ha diciamo, meravigliose strutture, tendine, venose, scheletriche. Queste sono alcune immagini di nervi, tendini, e la pelle stessa è una ricchezza di sensori, recettori incredibilmente complessi. Inoltre il tatto è molto attivo, quando noi tocchiamo, esploriamo. È attiva anche la vista, ma in una misura molto minore. Una fonte di meraviglia è come fa il cervello a organizzare tutta questa massa di informazioni che riceve e poi a elaborarle in una... nel controllo, come facciamo a capire le informazioni che riceviamo dal tatto e come facciamo poi a usare la nostra mano per manipolare, per esplorare, per fare le nostre operazioni di ogni giorno. È un concetto che dalle neuroscienze è stato di recente preso nella tecnologia, è quello di sinergie. Sinergie è un termine un poco tecnico che tutti capiamo nell'accezione convenzionale, ma che ha questa altra interpretazione sulla quale volevo richiamare l'attenzione. Questa connotazione di sinergie come vincoli che il corpo impone sui modi in cui apprendiamo e controlliamo noi stessi e le cose intorno a noi. Quindi non semplicemente limiti che il corpo ci impone, ma sono sì limiti, ma sono anche quelli che definiscono
il modo in cui la complessità può essere organizzata e il modo in cui, in fondo, il cervello può dominare questa complessità corporea. Alla fine sono proprio questi limiti che determinano e definiscono l'intelligenza e il modo in cui l'intelligenza è cresciuta nelle nostre menti, sia filogeneticamente che ontogeneticamente. E quindi nella forma ammirabile in cui osserviamo l'intelligenza sulla Terra è determinata anche dai limiti che il nostro corpo apporta. Ciascuno ha i propri, ma questo corpo della mano è quello che definisce, organizza ed abilita la intelligenza tattile. Quindi il fuoco di queste cose che volevo dire è appunto sulle immagini per la mano, immagini al di là del testo, e display per il tatto che vadano al di là del braille, che è utilissimo naturalmente, ma si può sperare di avere ancora di più. Applicazioni di queste tecnologie sono per, ovviamente, come dicevo prima, entertainment, cioè poter godere ad esempio di immagini, poter leggere in simboli che non sono semplicemente testuali, poter anche educare a abilità manuali, simulazione, riabilitazione, eccetera. La tecnologia che c'è oggi sulle interfacce aptiche o interfacce di tatto è piuttosto limitata. Quello che oggi abbiamo sono sostanzialmente dispositivi che possono venire indossati, dispositivi meccanici come quelli che vedete in queste immagini, che possono venire indossati sul braccio o sulla mano e che esercitano sulle parti della nostra mano forze che sarebbero quelle che sentiremmo se potessimo toccare l'ambiente nel remoto che viene visto. Ci sono anche altri dispositivi come questo, qui si capisce un poco meglio, un dispositivo come questo è in esposizione fuori, è uno stilo, una penna che viene impugnata e quando questa penna si muove nell'ambiente virtuale ha una rappresentazione, un avatar, e questo avatar interagisce con gli oggetti che sono nello schermo. Vedete ad esempio quella sfera, che non esiste veramente, ma che io posso sentire, posso toccare, posso avvertire la forma, posso avvertirne la rugosità, eccetera. Bene, questa è una tecnologia che in parte già c'è, che sempre si può migliorare, ma che è molto limitata. Il canale sensoriale, il canale percettivo che questa tecnologia è in grado di eccitare è solamente quello cinestetico, che vuol dire, con una parola che forse molti già capiscono, ma comunque vuol dire semplicemente l'informazione di forza e posizione che si ha dall'interazione. Manca tutta l'informazione cutanea della pelle, l'informazione più fine. E qui in questo video vedete quanta differenza ci sia tra il poter accendere un fiammifero semplicemente usando le informazioni che vengono dalla pelle e cosa succederebbe a una persona che non avesse il tatto. Una persona che non avesse il tatto, grazie al cielo sono pochissime le persone affette da una neuropatia molto particolare che perdono il tatto e hanno disturbi veramente molto gravi. In quel caso la signorina è semplicemente anestetizzata sui polpastrelli della mano, ma vedete già qui quanto sia resa difficile anche un'operazione semplice come accendere un fiammifero. Quindi, questa è la situazione in cui le interfacce sono di tatto sono oggi, cioè non c'è la capacità di dare una percezione sulla pelle, di dare una percezione cutanea, si ha solo quello che abbiamo sulla sinistra, cioè un'informazione di forza grossolana o comunque integrale in termini più precisi. Qual è la difficoltà di fare dei display per la nostra pelle, per il polpastrello, per le mani o in generale per il tatto? Beh, la tecnologia è molto difficile perché i sensori sono sensori meccanici che sono nella pelle, andrebbero stimolati uno a uno, bisogna fare immagini molto fini. Lì vedete ad esempio una possibile realizzazione, ma è molto ingombrante, molto costosa, questo è uno dei limiti principali. E che cosa si vuole fare? Che cosa vorremmo fare? Beh, vorremmo andare avanti, vorremmo fare cose diverse. Invece che ad esempio avere un display tattile che è come questa sorta di esoscheletro, di guanto meccanico che agisce sulla nostra mano, che la ingombra, che rende difficile e poco convincente, poco credibile una naturalità dell'interazione, quello che si vorrebbe è qualche cosa di questo genere, una TV del tatto,
una grossa scatola nera in cui io possa mettere la mia mano nuda e toccare oggetti, oggetti che si muovono dentro questa scatola, oggetti che fanno forza, oggetti che io posso spostare, per esempio. Una TV del tatto. Ovviamente questo traguardo è formidabile, ci sono due strade principali lungo le quali si può avvicinarsi a questa idea. Innanzitutto capire le mani e il tatto molto meglio di quanto lo sappiamo fare adesso, e quindi ricerca di base, ricerca con neuroscienziati, insieme a Braccetto neuroscienziati e ingegneri stanno facendo cose egregie che aiutano l'un l'altro, e usare idee radicalmente nuove, materiali e tecnologie completamente diverse. Questo è un primissimo esperimento che abbiamo fatto con un materiale, tra i materiali nuovi. Questo è un materiale che si chiama magnetoreologico, è un materiale che cambia le sue proprietà di densità, diventa più o meno consistente, più o meno duro, a seconda del campo magnetico che gli viene applicato. Vedete a sinistra, per esempio, che un oggetto, due palle, due sfere, si stanno muovendo in questa immagine. Se la mano fosse inserita lì dentro, sentirebbe l'oggetto muoversi. E in effetti vedete qua sulla destra che viene creato, attraverso questo campo magnetico, viene creato un oggetto che è un quadrato con un foro nel mezzo, e la mano può toccarlo. Può toccarlo e naturalmente l'oggetto può cambiare forma, assumere forme diverse, addirittura farlo muovere come si vedeva a sinistra. Beh, questa cosa è preliminare, deve essere scalata. Questo è un altro dispositivo ancora più grande, più preciso, in cui la mano si può inserire e sentire oggetti. Ma naturalmente questo è un po' troppo ingombrante per essere portato qui e ha delle difficoltà. Volevo adesso semplicemente, fatta questa introduzione, parlarvi rapidamente di alcune delle demo che sono fuori, che potrete provare direttamente nella pausa pranzo o anche più tardi. Il fatto è che le interfacce aptiche sono, come dicevo prima, limitate allo stato attuale perché ci danno solo queste sensazioni di cinestesia. Come le possiamo migliorare andando verso quel traguardo che è di lungo termine? Una prima cosa che potete provare è, ad esempio, aumentare con la capacità di distinguere la cedevolezza, la softness e la sofficità degli oggetti. E c'è un dispositivo fuori che potrete toccare che è in grado di far sentire al polpastrello oggetti di maggiore, oggetti virtuali, oggetti che non sono lì, di maggiore o minor complessità. C'è un altro dispositivo poi che aggiunge invece la vibrazione. La vibrazione è un elemento fondamentale della percezione tattile. E attraverso l'aggiunta della vibrazione, questo è un esperimento che vi invito a fare perché è molto interessante, quello che potrete fare è sostanzialmente, come vedete in questa piccola animazione, muovere una penna che guida un'altra penna in una realtà diversa, separata. E vedrete quanto la vibrazione rende credibile l'esplorazione della parte, della realtà remota. È veramente abbastanza convincente la cosa e ci dà la chiara idea di come sia possibile, attraverso un dispositivo tutto sommato semplice come questo, arrivare a esplorare un'intera immagine, non più quindi solo un testo, ma un'immagine tutto sommato non dissimile da quella che il professor Teller ci ha fatto vedere prima, andandola a esplorare con la nostra mano e sentendo quali sono i suoi rilievi, naturalmente sempre ancora in modo puntuale, in modo scanto. C'è un'altra demo che penso sia interessante, e qui alla sensibilità tattile aggiungiamo l'emozione. Alla pura cinestesia si aggiunge l'emozione. Questo è un progetto del professor De Rossi con Daniele Mazzei ed altri, in cui ha una faccia di umanoide che è in grado di dare immagini visive anche di diverse emozioni. È data la possibilità anche di essere toccata, per cui la mano può essere, la faccia può essere toccata e dal contatto sulla faccia si può sentire, ad esempio, un'espressione di gioia, un'espressione di disappunto, di sorpresa. Queste interfacce sono usate anche per gli studi per facilitare l'inserimento di bambini autistici, ad esempio. C'è nella direzione di creare queste superfici, questi pads, per andare oltre il braille, vogliamo avere un iPhone, un iPad per un non vedente,
Questa è una possibilità di creare una cosa di questo genere, ne parlava poco fa il professor Teller, con una tecnologia però completamente diversa, disruptive come si dice, la tecnologia dei polimeri elettroattivi di per sé non nuovissima, ma con un'idea che è frutto del lavoro di Federico Carpi, Danilo De Rossi ancora al nostro centro, che diciamo, ne fa delle microbolle che possono venire attuate e ci dà una possibilità di creare a un costo basso, potenzialmente, un iPad per il tatto, in cui vedere le immagini, non solamente leggere il testo. C'è poi fuori potete usare un dispositivo, qui non si parla di interfacce aptiche, ma si parla di mani per fare, perché le mani non solo esplorano, ma anche fanno, e potrete provare una protesi di mano molto semplice, naturalmente c'è un'interfaccia che permette di usarla anche a chi ha la sua mano, per afferrare oggetti di forme diverse. Dall'Istituto Italiano di Tecnologia potrete vedere un dispositivo tattile che ha una risoluzione paragonabile a quella di un display braille, ma che ha una capacità dinamica e di persistenza del percetto molto superiore. Da Siena il professor Pratichizzo ha portato due demo, una delle quali consiste nel trasferire le sensazioni di tatto tra due utenti. È una sorta di Skype o Google, dovrei dire, in questo ambiente, Google Plus Hangout, per trasmettere il tatto. Il tatto viene passato da una persona, ad esempio il professor Pratichizzo qui è ripreso con una persona che interpreta la moglie, perché non mi sembra di riconoscerla lì, ma con un bimbo in braccio, e la madre accarezza il bimbo, alla persona che non si trova lì in prossimità viene passata la informazione tattile che avrebbe facendo la stessa cosa in quella posizione. Il professor Fanucci dell'Università di Pisa poi ha portato una demo in cui si dimostra la possibilità di guidare un non vedente su un percorso attraverso degli stimoli tattili ancora, attraverso una smart cane che lo ha guidato. È stata fatta una dimostrazione molto interessante, molto anche bella, sulle mura di Lucca, ha guidato questa persona sicuramente attraverso questi percorsi non ovvi, non banali. Ci saranno poi un sistema per la riabilitazione dei pazienti che hanno sofferto ingiuri all'anca, e vorrei solo concludere con questa cosa, richiamare questa definizione di sinergie come vincoli, come limiti che ci abilitano, che ci danno possibilità nuove, cioè non guardiamo ai vincoli, ai limiti che abbiamo, che il nostro corpo ci impone come pure limitazioni alle nostre possibilità, ma piuttosto come definizioni del nostro modo possibile di essere. E con questo vi ringrazio dell'attenzione. Some question to Antonio? Okay, you can also discuss outside of the exhibition. Now the next speaker is Ilenia Tinirello, Professor Ilenia Tinirello, that is presenting a paper entitled When Your Smartphone Becomes Your Guide Dog. And this work is together with our colleague Gallo, and we are from the University of Palermo. Good afternoon to everybody. I'm really pleased to be here today and to give our small contribution to this interesting workshop. I'm going to present a work that actually is in a very initial stage, because most of the colleagues involved, apart from the two referred in this slide, deal with the networking aspects. Until now, we basically worked on the developing and design of new technologies for cognitive networks, networks for next generation, for providing wireless access to the internet, and so on. Then we could ask why networks are related to the topics that we are facing today. But actually, in the last years,
we have assisted to an impressive spreading of these technologies. I think that all of us have a mobile phone, maybe have a Facebook account, have a smartphone, and in dealing with these devices, we are bringing with us a lot of different technologies, because a smartphone is not actually just a phone, but in many cases it is equipped with a navigation system, for example based on GPS. We have storage, we have multimedia players, we have of course the possibility to have access to the internet to share real-time our contents. We have a compass in the phone. We have a touch screen. We are so used to touch screen that even my daughter, just 1 year old, thinks that all the screens are touch. She always tried to play with Zoom functionalities and so on. And not only we have all these powerful technologies in our hands, but we have an environment which is becoming more and more smart. Even in our environment, maybe we are not very used about this, but even this room is full of technologies. We have for sure 3G coverage, maybe there are many Wi-Fi access points. In many cases we have sensors based on Bluetooth, RFID, near-field communication tags, and so on. Then there are a lot of different technologies, and until now people dealing with networks made a lot of efforts for making these technologies interoperable, but the problem that we are trying to face now is understanding if we can do more, if we can face somehow the so-called human layer problem. People working with networks are used to layers. Engineers love to divide a big problem in small, very specific tasks called layers, and the human layers is the last part of this problem, is the interaction with the user, and we want to understand if we can do more for the user apart from the normal ICT service that we are used to adopt in everyday life. Then, starting from these observations, we tried to focus on a very basic problem. Can we use the technology in our hands and in our environment for developing something very simple for helping in localization and in providing a guidance assisting information for helping visually impaired people in autonomous navigation? And can we do this, can we face this problem with the common equipment by also defining an appropriate interface? We discussed a lot today about interfaces, and in many cases systems dealing with navigation provide an audio interface, an audio description to the driver. Even GPS in many cases provide an audio description, but I'm sure that all of us in some cases did not like too much the audio description. And for visually impaired people, this is even a bigger problem, because hearing is an important sensing of the environment. Then the audio description prevent visually impaired people for collecting other feedback from the environment. And we also want to keep the system as simple as possible by trying to exploit the existing architecture and by trying to provide something that is low cost, that does not require too much energy consumption. Then these are the requirements of our problem. And now I would like to describe the use case. What's the scenario that we are imagining for our user? Actually, the scenario can be applied to a much wider extent than the one that I was described before, because we want to provide something for indoor navigation. Then let's assume that the user approach a building. For example, this is the building of our department at the University of Palermo. The department for sure is equipped with many Wi-Fi access points, and through these access points we broadcast information about the indoor maps of the building. Then when I switch my smartphone on, I can download the indoor maps, and for example I can give a command saying that I want to reach a given room. For example, I could even not know where the room is located, then the application could be of course more general than for assisting visually impaired people. Then the smartphone
can use a normal navigation system and can have an idea of the routing, but as long as I enter in the building, I attach to the indoor localization system deployed in the building, because I associate to these Wi-Fi access points, I track runtime, the user position inside the building. In some cases, we could extend this simple scenario, for example, using NFC tags for detecting objects. What are these tags? These tags are very simple equipment that can be embedded in some objects and can provide a text description or other information about a specific object. And as a feedback, I have the output of the navigation system on the basis of the localization. And this feedback, now we will go more into details about the interface, provide the directions and also alarm signals as long as I approach, for example, an obstacle or something dangerous. Then this is the use case that we want to consider. And the two different components on which we are working are on one side the indoor navigation system and on the other side the user interface. Of course, there exist many indoor navigation systems with different complexity, different cost. In many cases, to have a good accuracy, we need to rely on artificial vision. But we are trying to exploit Wi-Fi. Why Wi-Fi? Because Wi-Fi is a very widespread technology. Until now, the systems based on this type of localization did not provide a good accuracy, but exploiting some new features of the emerging Wi-Fi interfaces, we are currently testing a good tracing system. I will give just a quick overview of the approach. On the other side, we want a user interface which will not use audio. Audio can be something more, but we want to have some simple signals that can be simply revealed, for example, in terms of vibrations. Then, let's first give a look to the indoor navigation system. I was saying that there are different solutions, and actually many of us, I'm sure, worked on localization. What we want to provide is a system similar to GPS for indoor. We know that GPS does not work in indoor. Basically, the idea is very simple. I need to measure the distance between me and different reference points. And as a function of three or more distances, I'm able to understand the exact coordinates of the tracking point. But to do that, I need to have a distance measurement. And if I want to exploit Wi-Fi technology, I need to relate the distance measurement to something physical related to radio propagation. Then in many cases, most systems use power measurements because, of course, if I'm closer to the access point, I will get a higher power quality. If I'm far from the access point, the power quality is not good, then I can relate the power measurement to distance. The other option is measuring propagation delays, because we know that signals propagate using the speed of the light, and propagation delay is related to distance. But we understand that in indoor, tracking is very difficult because the speed of the light is so high that an error of 1 microsecond corresponds to an error of 300 meters. Then, for doing that, we need a very precise measuring system. The first solution, and actually most indoor localization systems work on this solution, is based on power measurement. But this approach has a problem. Indoor environments are full of walls, full of complex topologies. Then if I get a bad signal, I can't be sure that this signal is slow because I'm very far from the access point, because another possibility could be that in the middle between me and the access point there is a wall. Then relating the power measurement to the distance is not immediate. There is not a direct relationship. And in many cases, I can do that by running a pre-calibration of the space, which means that I need to pre-load
several measurements, for example, in a grid, in a given environment, and then I can compare my measurement with the preloaded system. And of course, the precalibration is very annoying, and the system does not scale. We discussed a lot about scalability today. The other solution is measuring propagation delay. Of course, even if we are not familiar with, all of us are not familiar with radio propagation, I think that all of us experienced that sometimes even moving a little bit our phones, the signal dramatically changed from very bad quality to good quality. And this is due to radio propagation. This is due to the fact that in many cases we don't have a direct path, but we can have a radio path received after many reflections. Then the propagation delay could not be directly again related to the distance, because the delay is due to the radio path that can be different from the physical distance. But we observed that in many indoor environments, this phenomenon, the dominant path, the so-called dominant path, is characterized by a distance which adds a small error in comparison to the actual distance, because if we are close to the access point, we always have a direct path, and if we are very far, even if we have reflections, the additional components are small distances in comparison to the main one. Then we studied a lot these propagation problems in indoor, and we understood that multiple field self is not an actual problem as long as we are able to precisely measuring the propagation delay. This is the main problem, actually. Since these devices are using a very low-quality clock, okay, I will not give the details of the propagation of our measuring system. If you are interested, we can discuss later on. But anyway, we proved that a good accuracy can be reached even with commercial devices. And for good accuracy, I mean an accuracy of about 2 meters for a single ranging, which means a distance, a single measurement from a given reference point. And of course, we can cross-correlate many distances for tracking. And more interesting, we can correlate our tracking system with indoor maps that, similarly to GPS, allows to further reduce the localization error. The second aspect, that in our opinion is very interesting because it's quite simple, is the user interface. Our idea is based on the use, on the adoption of the so-called proprioception capability. What is proprioception? Proprioception means the ability of our body to understand the distance between different parts of our body. Then our idea is very simple. If we keep our phone in our hand, and if we put a finger in the screen, we are able to understand the distance between different fingers, between the finger and the hand itself. Then if we assume that the screen is representing a given space around us, we can put some vibration signals corresponding to specific dangers in the environment around us. Then this is a common smartphone. This is not an actual haptic interface in some sense, but by exploiting the vibration signals, and all smartphones intrinsically have some primitives for providing vibration system, vibration signals, by associating the vibration signal to the point of the screen touched by the user, we are able to give a feedback that can be read similarly to a more complicated haptic interface. Of course, we can even complicate the application, for example, associating different vibration patterns for coding different information. We can have vibrations with different intensity, with different frequency, and so on. Since scanning the display requires time, we are also working on additional functionalities for making the scanning more convenient for the user. For example, by touching simultaneously the screen in 2 points, and by moving the 2 points along the screen, we can have an alarm as long as the line between the 2 points intersect the object that we want to identify. Or we could rotate this line for understanding the direction in which we have an object that we want to avoid.
Then the application for now is developed for an Android system, but we also have an application for iPhone. It's preliminary because for now it works with a GPS localization system outdoor, but we are also in interfacing this interface with our indoor localization system. Ongoing work involved the improvement of this localization system and the improvement of the interfaces. We are testing different vibration signals. We are testing the capability to recognize shapes represented in terms of vibration patterns. And we are collaborating with the visually impaired organization in our city to have feedbacks from the users. Okay. So if you have questions, if not, thank you again, Ilenia. And the next speaker will be Carlo Avizzano. And the paper will be presented also by Frisoli, yes. So Carlo is the first speaker, and then half of the talk will be given by Frisoli. And the topic is Haptic Interfaces, Access to Digital Computing for Visual Impaired. Ok, parlerò in italiano giusto perché vedo che la maggioranza dell'auditing è in italiano, quindi mi sembra più idoneo. Intanto vorrei ringraziare la professoressa Giar e tutto il comitato organizzatore per l'opportunità che ci avete offerto di presentare quest'oggi. Oggi sia io che l'ingegnere Antonio Frisoli parleremo di due esperienze per non accumulare, affollare le idee che vi passiamo, che abbiamo fatto nel laboratorio nel corso degli ultimi 6-7 anni. La prima si tratta di un progetto europeo, il nome era GRAB, Computer Graphic Access for Blind People Through Haptic Virtual Environment, più forte, non si sente bene. La seconda è un progetto che invece è in corso, che si chiama DOC, il progetto italiano è sta per dispositivo orientamento ciechi. Passo alla prima che vi presenterò io e vorrei presentarvi l'idea. L'idea era quella di utilizzare dei sistemi che noi chiamiamo in gergo multimodali, cioè che fondono insieme un sacco di sensi che si possono dare, di feedback che si possono dare ai soggetti per materializzare la sensazione di poter interagire con un calcolatore. Questo era uno degli issue quando abbiamo fatto il progetto europeo della comunità europea, che era l'eliminazione del gap digitale, cioè l'accesso alle tecnologie digitali per le persone non vedenti è molto forte perché è quasi completamente basato sulla visione. L'idea fondamentale è quella di non clonare, non mettersi dietro a tutte le tecnologie che già esistono e sono efficaci per i non vedenti, quindi non cercare di replicare in qualche modo il braille, non replicare dispositivi di lettura, ma cercare di inserirsi in un settore dove c'è molta difficoltà a sviluppare sistemi di visualizzazione e comprensione per non vedenti. In particolare noi ci siamo orientati sulla grafica computerizzata perché è quella che più difficilmente si riesce a materializzare e richiede informazioni che possono cambiare molto rapidamente. L'idea base è fondata sulle interfacce aptiche, c'è stata una presentazione prima di me, molto efficace. Quello che vorrei dire soltanto è che l'interfaccia aptica che abbiamo fatto noi è stata di tipo leggermente diversa perché è stata progettata specificamente per non vedenti. In particolare, qui vedete un piccolo video del tipo di interfaccia aptica che abbiamo sviluppato. Si tratta di un doppio dispositivo robotico in grado di far sentire sotto due polpastrelli a caso del soggetto forze che venivano generate dal calcolatore. Forze generate dal calcolatore che comunque dovevano corrispondere a una serie di requisiti funzionali che avevamo identificato fondamentali per il tipo di applicazione. Il primo era quello di avere un workspace molto grosso. Molto grosso intendo dire
grosso quanto un'intera scrivania, perché avere un'interfaccia attica e poi costringere in qualche modo il non vedente a cercare di comprendere qualcosa in un workspace di più o meno grosso 10 cm di lato rendeva la complessità e la densità di informazione troppo elevata per rendere la comprensione efficace. In secondo luogo, cercare, nonostante ci fossero due dita, di minimizzare l'impatto meccanico, l'interferenza meccanica, la chiamiamo noi, che ci potesse nascere tra le due dita, per cui i due dispositivi, pur muovendosi nello stesso spazio, dovevano avere la capacità di non sbattere mai l'uno contro l'altro. In terzo luogo, roba che ci possiamo aspettare, l'abbiamo discusso prima, che la densità del tatto è elevatissima, anche la capacità dell'interfaccia aptica deve essere di altissima risoluzione, sia in termini di posizione che in termini di forza. Questo l'abbiamo fatto sviluppando un nuovo dispositivo che è quello che avete visto in figura e poi integrando questo dispositivo con un sistema multimodale, cioè un sistema in grado di tradurre in immagini solide e in informazioni audio e aptiche che potessero fluire nelle due direzioni. Quando dico fluire nelle due direzioni intendo dire che non solo il sistema dà informazioni di forza e di contatto verso il soggetto, ma anche il soggetto esercitando particolari stimoli, le chiamiamo in gergo gesture aptiche, verso il dispositivo può comandare azioni. Potete immaginare quanto sia difficile la localizzazione, pensate all'idea di un non vedente che deve andare a cercarsi un pulsante in un ambiente aptico, è molto complicato, per cui abbiamo trovato che l'idea di avere le gesture come elemento di comunicazione fosse molto più efficiente. Stessa cosa vale per il discorso verbale, noi siamo in grado sia di restituire suoni, informazioni di dettaglio sulle immagini grafiche che sta osservando il soggetto, che utilizzare l'informazione vocale del soggetto per comandare azioni particolari nell'ambiente. L'idea poi fondamentale è stata quella di focalizzarsi su tre elementi. Allora quelli che scegliemmo furono questi per una questione di priorità e di dimostrazione di impatto. Il primo, lo vedremo tra un attimo, sono i giochi che potessero in qualche modo insegnare non solo al non vedente ma soprattutto a noi. Il secondo furono l'esplorazione delle mappe in maniera interattiva. Il terzo è l'esplorazione di dati di sintesi di tipo numerico. Per quello che riguarda i giochi, in realtà è stata una piattaforma da noi utilizzata in primo luogo per scoprire in un ambiente di questo tipo quali fossero le regole fondamentali del design. Cioè, progettare un ambiente virtuale per non vedenti non significa uno a uno tradurre l'informazione visiva che uno farebbe per un vedente per un non vedente. Come ha detto prima il professor Teller nella sua presentazione, l'informazione visiva è troppo ricca e troppo poco attentiva a quella che invece è la necessità di informazione che è necessaria al soggetto. Per cui, ora non sto ad elencarvene una per una, ma abbiamo definito una serie di regole e di metodologie opportune per rendere l'informazione di diretto accesso, almeno in un ambiente multimodale, per i non vedenti. In secondo luogo ci siamo concentrati sulla esplorazione dei grafici, cioè abbiamo considerato come base di partire da fogli Excel e abbiamo considerato come oggetto l'idea di far comprendere quello che il foglio Excel rappresenta a un non vedente. Ora non ve lo rappresento tutto perché ho una slide tra un attimo e voglio ridurre i tempi. In terzo luogo abbiamo considerato l'esplorazione di mappe digitali. Mappe digitali non con il semplice query di voglio sentire la città come è fatta in termini di geometria solida, ma voglio risolvere un problema, come faccio ad arrivare dal parrucchiere più vicino? Io ho il mio dispositivo in casa, lui mi insegna la strada, poi esco e so già che tipo di strada seguire. Poi ovviamente tutti gli altri sistemi di assistenza dalla guida alla navigazione mi potranno coadiuvare in questo. Abbiamo fatto una lunga validazione, abbiamo avuto tanti partner all'interno di questo progetto, NCBI che è l'associazione irlandese, RNIB, RNIB che è l'associazione inglese, ONSE che è quella spagnola, quella italiana, e abbiamo avuto modo di testare questo sistema con oltre 33 soggetti. Questo è il tipo di test che abbiamo fatto, dicevo, per i fogli Excel, in cui al non vedente veniva chiesto di esplorare questa serie di grafici e poi non si faceva una domanda ti è piaciuto o meno, ma si facevano proprio domande numeriche, dove hai trovato che fosse il massimo, dove è il minimo, quanto è l'aspettativa delle proiezioni future, altre informazioni per vedere se ci fosse stata una comprensione efficace ed effettiva dell'esplorazione effettuata. E i risultati sono stati molto promettenti.
Ma è da dire che questa applicazione, questo dispositivo ha avuto molto successo, lo oserei dire perché abbiamo avuto un brevetto, abbiamo avuto qualcosa come una decina di collaborazioni successive di persone di altre università europee che ci hanno chiesto di avere copie dello stesso dispositivo, sono state prodotte 11 copie e sono state sviluppate applicazioni di tutti i tipi, questa è una di quelle che vedete in uno dei progetti europei che è seguito, che è il Museo delle Pure Forme, che è stato fatto proprio con l'opera primaziale di Pisa. Lascerei intanto la parola all'ingegner Fisoli, che invece vi parla del progetto DOC, e riservo le domande alla fine. Grazie. Buongiorno, ringrazio Carlo Alberto Avizzano. Mi ha fatto piacere rivedere, avete visto l'ultimo fotogramma, era proprio una statua che abbiamo praticamente avuto il coffee break proprio sotto una di quelle statue del Museo dell'Opera Prima Serie del Duomo. Quello che presenterò invece in questa presentazione, in poche slides, è i primi risultati di un progetto nazionale, un progetto finanziato Industria 2015, siamo ancora nei primi mesi di sviluppo, che è finalizzato al realizzare dei nuovi dispositivi per la navigazione dei non vedenti. A livello di letteratura, chiaramente nello stato dell'arte questo è un argomento molto studiato, ci sono diversi dispositivi indossabili che sfruttano diversi meccanismi per dare informazioni di navigazione non vedenti. Diciamo il più tradizionale è stato inventato negli anni 60 in Giappone, che sono appunto i rilievi sul pavimento, sulla pavimentazione, e oggi facendo uso fondamentalmente di microcontrollori è possibile avere anche all'interno diciamo di oggetti che possono essere impugnati, qui vedete per esempio una canna, oppure che possono essere indossati sul dito piuttosto che sul polso, dare degli stimoli controllati da un microcontrollore, quindi da un computer. Degli stimoli che, per esempio, ora vediamo, possono essere degli stimoli di tipo tattile, aptico, come abbiamo visto in presentazioni precedenti, che forniscono un'informazione sulla navigazione. In particolare, tra questi dispositivi, questo è un device che abbiamo sviluppato in collaborazione con la University of Utah, che sfrutta, come potete vedere, questa è una sua versione per il polso, abbiamo praticamente un tactor, che è il trackpad che è presente sui computer dell'IBM, se qualcuno di voi ha un ThinkPad, è a livello centrale abbiamo questo dispositivo rosso, sfrutta fondamentalmente delle azioni di stretching, quindi di spostamento laterale della pelle, per dare informazioni direzionali, quindi per esempio avanti, indietro, destra, sinistra. Partendo da questo, diciamo, da queste idee, abbiamo invece in un gruppo di lavoro coordinato dall'azienda Dida Network e con la collaborazione di amici e colleghi, in particolare l'avvocato Terranova che ci ha dato il suo supporto per l'ideazione e la concezione di questo nuovo sistema, abbiamo deciso di orientarci su un dispositivo per la navigazione che avesse un braccialetto aptico, quindi un braccialetto vestito sul polso, che oggi abbiamo qui come prototipo che potrete provare, e che utilizzando diciamo una localizzazione nell'ambiente attraverso delle tecniche su cui ora stiamo sviluppando dei primi prototipi che facessero uso di accelerometri e di sensori assoluti quali RFID oppure sensori appunto di diverso tipo possano dare delle informazioni per l'orientamento di un non vedente nella ricostruzione di un percorso. Facciamo conto, uno scenario potrebbe essere un ufficio pubblico piuttosto che un'università, all'accesso diciamo, può essere indossato il dispositivo DOC e questo guida automaticamente al punto che si vuole raggiungere la persona che lo indossa. Quindi fondamentalmente gli elementi fondamentali sono uno smartphone, una unità per la localizzazione, poi quello che vedremo oggi, perché diciamo appunto come dicevo siamo nel primo stadio del progetto, è l'interfaccia tattile, l'interfaccia aptica per fornire informazioni di navigazione. Questo è un braccialetto che può essere indossato sul polso, abbiamo fatto diversi studi e abbiamo poi dopo pensato che la localizzazione migliore per motivi diciamo di usabilità fosse a livello del polso, e abbiamo anche diciamo, verificato quale fosse la modalità migliore per trasmettere delle vibrazioni efficaci. Quindi il braccialetto si basa su degli elementi vibranti che sono montati in quattro punti del polso
E chiaramente abbiamo anche verificato che il fatto che sia montato su un arto che non ha una posizione assoluta consentisse comunque di mantenere un orientamento assoluto, perché in generale le informazioni che vogliamo trasmettere sono informazioni di navigazione, quindi appunto come dicevo sinistra, destra, avanti, indietro. E il braccialetto chiaramente comunica attraverso un'elettronica wireless, in questo caso Bluetooth, con un dispositivo smartphone indossato. Questi sono un close-up, quindi un dettaglio degli elementi che abbiamo sviluppato. Gli elementi sono sviluppati per essere facilmente interfacciati con un tessuto, quindi di modo tale che possano essere vestiti in modo confortevole in un braccialetto che è fatto di tessuto, e abbiamo sviluppato una prima interfaccia di navigazione che qui vedete in Android, quindi che può utilizzare un qualunque smartphone di tipo Android, attraverso la quale è possibile per ora, in fase diciamo di validazione sperimentale, dare dei comandi a distanza e valutare se è possibile a distanza guidare la navigazione di una persona da un punto di partenza ad un punto di arrivo. Chiaramente l'idea futura del progetto è di rendere questo automatico, inserendo un sistema di localizzazione e di navigazione automatico. L'interfaccia può essere programmata in termini di stimolo che si usa, in termini del tipo di vibrazione che viene utilizzata, quindi ci sono tutta una serie di parametri che possono essere modulati, dall'ampiezza all'entità della vibrazione, e anche avere dei patterns, diciamo degli stimoli che vengono customizzati. In particolare vi inviterei a provarlo, perché il dispositivo diciamo è qui presente, quindi è il modo più efficace per avere un'idea delle potenzialità. Ora c'è il computer che sta pensando prima di avanzare alla slide successiva, perché ci sono alcuni video, credo. Ecco qui. E volevo farvi vedere appunto questi video che abbiamo registrato come primo trial con la gentilezza di Ada, che è anche qui tra i presenti, che ha indossato questo braccialetto, e abbiamo fatto un primo test di navigazione per vedere se eravamo in grado di comunicarle a distanza le informazioni per muoversi in un ambiente di ufficio, quindi da una stanza, muoversi diciamo da una sala riunioni ad un altro, diciamo. Volevo far ripartire questo video. No. Certo. Vi ringrazio per l'attenzione e se ci sono domande siamo molto... For the question after, please, because we are running very late now and there are other 3 speakers in the morning. Now the next one is Carlo Colombo from Università di Firenze, and he's presenting 2 research projects on computer vision for visually impaired, and co-authors are Guida and Fanfani. So for the best. Stacchiamo l'alimentazione. Second trial.
Buongiorno, se riusciamo a far partire le slide. Ha sempre funzionato il mio computer, proprio oggi, mi dispiace. Ah, ok. Audio, sì. Non so se qui... Allora, anche io farò una presentazione ibrida, ho preparato le slide in inglese per il contenuto diciamo minimale, invece le presenterò in italiano per diciamo, la platea che è in maggioranza italiana, il video è anch'esso in inglese. Allora, cominciamo. Il nostro gruppo di lavoro a Firenze, Computational Vision Group, si occupa di computer vision. La computer vision sostanzialmente è, come avete già visto nelle altre, in alcuni altri talk, è quella disciplina che si occupa dell'analisi automatica di immagini e di video. Ci sono infinite applicazioni di questa disciplina, che sostanzialmente fa sì che le immagini prodotte dalle telecamere, forse fondamentalmente le telecamere stesse funzionino come gli occhi e invece i computer e il software che gira su questi computer svolgono il ruolo che nella visione umana è quello del cervello. Le tipiche applicazioni della visione computazionale, io qui ne ho riassunte tre, sono quella della ricostruzione tridimensionale di oggetti o di scene, a partire da collezione di immagini o da video, quella del riconoscimento degli oggetti in una scena, quindi sapere riconoscere un oggetto, e quello di fare inseguimento visivo, cioè sostanzialmente quando un oggetto o una persona si muove, riuscire a seguirne gli spostamenti. Questa cosa qui si utilizza moltissimo per esempio per fare delle interfacce uomo-macchina di tipo avanzato. Ora riassumo brevemente alcune linee di ricerca recenti del nostro laboratorio. Vi faccio vedere alcune cose che poi invece non avranno a che vedere direttamente con i disabili, ma che in qualche maniera, come vi spiegherò dopo, vi sono collegate. Una prima progetto che voglio raccontarvi è quello della costruzione, si chiama progetto Thesaurus, è finanziato dalla Regione Toscana, è quello della esplorazione subacquea, stiamo progettando insieme con colleghi di varie università italiane, stiamo progettando dei veicoli subacquei che vanno sul fondo del mare e fanno una scansione tridimensionale, e qui siamo impegnati noi nella computer vision, del fondale marino e di eventuali siti archeologici o resti di navi sul fondo del mare e possibilmente anche la detection, la scoperta di nuovi siti di interesse archeologico. Quello che vedete qui sulla sinistra è più o meno come sarà alla fine il nostro veicolo realizzato, con telecamere a bordo per
fungere da occhi elettronici sul fondo del mare. E questo qui è un esempio di una scansione tridimensionale di una parte del fondale marino. Un secondo esempio di cose che abbiamo sviluppato noi, che riguarda sempre la ricostruzione tridimensionale, ma stavolta che ha a che vedere con dettagli molto fini della struttura tridimensionale, è un sistema hardware-software, come vedete qui, questa qui è una sorta di, abbiamo chiamato Magic Box, che consente di piazzare sopra un ripiano un oggetto che abbia delle sfumature di forma molto fini, per esempio pensate a un vestito, a un tessuto in pelle a rilievo, potrebbe essere anche qualche cosa di archeologico, tipo, non lo so, tavolette di argilla o bassorilievi, cosa del genere, e questo sistema procede alla ricostruzione di questi dettagli molto molto fini, come vedete qui nel risultato che è riportato in basso a sinistra, attraverso una tecnica che permette di illuminare la scena, lasciando tutto il resto fermo, illuminare la scena con varie luci poste in posti diversi qui sulla campana, per ottenere poi alla fine il risultato. Un ultimo esempio di ricerca recente è lo sviluppo di un sistema che si chiama iMouse. Questo qui è un sistema che utilizza, non fa ricostruzione 3D, ma fa quell'altra cosa che vi ho mostrato prima, cioè l'inseguimento visivo. In questo caso si insegue visivamente l'occhio, la sua forma e la sua posizione nell'immagine, in modo tale da realizzare un sistema che sostanzialmente è un sistema che serve per i disabili motori. L'abbiamo sviluppato in collaborazione con un'associazione di disabili di SLA di Roma, e permette a persone che, a cui non funziona nulla tranne i muscoli dell'occhio di poter comunicare con un computer, perché la telecamera che guarda l'occhio riesce a sapere in ogni istante dove l'occhio sta guardando sulla scena, e strizzando l'occhio, facendo un eye blink, è anche possibile impartire dei comandi. Una volta che noi abbiamo piazzato l'occhio su una certa posizione dello schermo, possiamo impartire dei comandi, dei click di mouse. Quindi sostanzialmente l'occhio funziona come se fosse un mouse a un tasto solo. Questo è un esempio di funzionamento. Bene, allora, adesso parliamo invece dei due progetti che vi vorrei raccontare, relativi ai disabili visivi. Allora, devo dire che appunto abbiamo visto negli esperimenti, nei progetti precedenti, vi ho parlato da un lato di recognition, di reconstruction 3D, cioè la ricostruzione delle forme tridimensionali, dall'altro di inseguimento visivo, che sono due degli argomenti principali della visione. I progetti invece sui disabili visivi fondamentalmente utilizzeranno la terza cosa che non vi ho descritto, cioè il riconoscimento di oggetti. Sostanzialmente utilizzeremo tecniche di riconoscimento invece che tecniche geometriche, perché le tecniche geometriche, siccome noi siamo interessati a fare uno sviluppo di sistemi per i disabili visivi basati su smartphone, le tecniche geometriche sono molto pesanti computazionalmente e soprattutto se devono funzionare in real time, per cui ci stiamo orientando verso delle tecniche che permettano di essere, sì, di avere dei requisiti di memoria abbastanza importanti, ma permettano di precalcolare molte delle informazioni che poi serviranno durante l'uso in real time, e quindi non è necessario sostanzialmente calcolare tutto nel momento in cui servono, cioè nel momento in cui bisogna utilizzare il sistema. Certe cose sono precalcolate, sono apprese prima dell'uso del sistema. Allora, io vorrei far partire un video nel quale vedrete il primo dei due progetti. Allora, questo qui è un progetto che è a un livello di sviluppo abbastanza avanzato, perché è un progetto funzionante, lo vedrete, e ho voluto che ci fosse questo video in modo tale da portare sul palco anche la persona che è il principale sviluppatore
di questo sistema e anche l'ispiratore di questo sistema, perché egli stesso è una persona che ha una disabilità visiva, ma fondamentalmente, come preferisce dire lui, dice: io sono un ricercatore di computer vision, e forse è questo che anche in parte lo ha attratto di questo argomento, la computer vision, e voglio mettere al servizio della comunità dei disabili visivi la mia esperienza di computer vision. Allora faccio partire il video che descrive un sistema di riconoscimento di linee di autobus urbani a Firenze. Si sente l'audio? Prendere l'autobus per una persona ipovedente o per una persona priva della vista. For a blind or visually impaired person, taking a bus is a matter of personal autonomy. Since they are forced to ask someone nearby or the bus driver for information. Our idea was to develop an application running on a smartphone and capable of recognizing the line number from the live stream of an incoming bus. The user starts the application at the bus stop, chooses the number or the numbers of interest, and points the mobile camera towards the street. At the bus arrival, the device will give the user feedback, both an audio feedback for blind persons and an enlarged visual feedback for the visually impaired, directly on the smartphone's screen. Linea numero 4. Thus was born Bus Alarm, an application developed by the Computational Vision Group of Florence, experts in extracting information from photos, videos and live streams. Il nostro laboratorio si occupa di visione artificiale. Our laboratory is concerned with computer vision. We program the computer to act like a brain, interpreting images coming from a camera, the eyes of the system. We have already developed applications for the motion impaired, so it came naturally to expand our experience to the visually impaired. Realizing a system that understands the scene it is looking at and giving feedback to help the user. Nowadays, almost everyone has a smartphone. They fit in a pocket and they are equipped with both a camera and a computing system. They have in miniature everything you need for visual computing, but they add other difficulties to the developer. Oltre alle difficoltà intrinseche del programma, dobbiamo scontrarci. Besides the obvious difficulty of solving a problem like this, we had to deal with the limited computational capabilities of mobile devices, much inferior to the standard desktop or laptop computers. We had to optimize every line of code to focus all the available power on the core processing, leaving out everything that wasn't strictly necessary to achieve real-time identification. One of the key features in Bus Alarm is the possibility of being trained to recognize all the city buses. You just need to install the app related to the area you are in to take advantage of its full potential. Wherever you are, if you are visually impaired, you will find in Bus Alarm an additional tool for gaining your independence. Now all that's left to do is get on the bus with newfound autonomy. Ok, soltanto qualche parola in più sul secondo progetto che vorremmo sviluppare. Mentre il primo è già in uno stadio avanzato, il secondo è un'idea. L'idea è quella di realizzare sempre attraverso uno smartphone, quindi senza dei dispositivi speciali costruiti apposta per questa applicazione,
un sistema di navigazione indoor, dove non funziona il GPS. E un sistema di navigazione che permetta chiaramente di migliorare la mobilità di un disabile visivo, che possa per esempio frequentare un ambiente pubblico, uno spazio pubblico, per esempio un supermercato, come vedremo, attraverso il suo smartphone, senza avere una personal assistant che lo accompagna. Questo delle volte è un po' antipatico per una persona disabile, di avere sempre un accompagnatore. No? È stato ispirato questo sistema alla nostra esperienza passata nel campo della robotica mobile autonoma. Sostanzialmente anche qui utilizzeremo il concetto di visual recognition, che va a rimpiazzare il concetto molto più diffuso di 3D reconstruction e 3D geometry computation per la ricostruzione di mappe dell'ambiente. Sostanzialmente al posto delle mappe vengono utilizzate delle immagini che sono state catturate all'interno dell'ambiente precedentemente alla visita e che servono al sistema per localizzarsi all'interno dell'ambiente. Va bene, allora, molto, molto rapidamente, lo smartphone scarica un'applicazione, l'applicazione per esempio visitare un supermercato, l'utente decide che articolo del supermercato vuole comprare e sostanzialmente mediante un sistema basato su una sensor fusion, questa è tutta un'idea che noi vorremmo sviluppare, che è un'idea abbastanza complessa poi da realizzare, comunque mediante una sensor fusion dove utilizziamo i sensori che sono già presenti all'interno dello smartphone, per esempio la bussola e gli accelerometri lineari, i sistemi di riconoscimento visivo e sistemi di molto molto grezzi di stima dello spazio libero di fronte alla persona che cammina, l'utente viene guidato fino a prendere, per esempio, qui il task che ho segnato è quello di prendimi i miei cereali preferiti, guidami fino a raggiungere i miei cereali preferiti. Va bene, allora, come viene costruita la mappa non ve lo racconto. Sostanzialmente, per ricapitolare, abbiamo visto due applicazioni, una già realizzata fondamentalmente, però in fase di estensione di testing, che è quella del bus alarm, che può essere facilmente, per adesso funziona soltanto sui telefonini della Apple e per la città di Firenze, ma naturalmente può essere estesa a altri tipi di sistemi operativi e a altre reti urbane dove sia necessaria questo tipo di applicazione. E l'altra è sostanzialmente un'idea di ricerca che noi vorremmo cercare di sviluppare, magari mettendoci a collaborare con partner che ci vogliano supportare nelle fasi di testing o nelle fasi di sviluppo su questi nostri progetti. E finisco semplicemente ringraziandovi e invitandovi a Firenze. Io sono uno degli organizzatori della conferenza europea della Computer Vision che si terrà a ottobre da noi, e sarà un evento che raccoglierà più di 1000 persone fra i più importanti ricercatori del mondo nel nostro settore. Grazie. Okay. The next speaker is Barbara Lepurini from CNR Pisa, and she is presenting a work on social networks, opportunities and challenges for blind people. And the work is co-authored with two Buzzis. Good morning, everybody.
sorry for my low voice. thank you for your introduction. It's a very pleasure for me to be here, and so I thanks a lot to the foundation for inviting me here, just to give a very small contribution to the workshop and to this important topic and research area. Before starting my presentation, I would like to bring you greetings by the Italian Association for the Blind, the Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. I am the president in Tuscany, but I'm bringing you also greetings on behalf of the national president, the Professor Tommaso Daniele of the Association for the Blind in Italy. Okay, as you know, I am here as a researcher from CNR, and I have to speak to you about our work on social networks accessibility. But before, I would like just to introduce you some topics on which we have been working and focusing, and especially we work on the human-computer interaction area, where we focus especially on accessibility and usability. We apply our approach to several services and systems. In particular, we have been investigating on user interfaces, for example, for the web 2.0, for collaborative and cooperative environments and systems. For example, we proposed some guidelines for Google search, the current version which is online, for Wikipedia, for Google Docs, and so on. We also consider education and e-learning systems, for example, by developing and design tools which can be used to design and develop and adapt text and books for people who are blind. And finally, now we have been investigating the gestures and audio and vibro-tactile feedback which can be used for mobile devices and for example, we developed a prototype for a museum guide and so on, just to give you our kind of research. However, I am here just to introduce, as I said, social network accessibility and especially usability. So I just introduce the motivation and goals, and in particular accessibility and usability principles. And in particular, I would like to show you our approach and just some words and some considerations on two case studies, and which are Facebook and Twitter social networks. Web 2.0 and collaborative and cooperative environments such as social networks are increasing use to exchange information, photos, audio, and other kind of information, and to keep in touch to other persons. So it is so important that this kind of system and services are accessible, are truly accessible to everyone. So we have to consider accessibility and usability also for blind people. In this context, we considered Twitter and Facebook platforms just to understand the key aspects that we should consider, we should keep in mind when developing and design a platform in general, but in this case, social networks. Okay, in the human-computer interaction, and especially when we consider user interfaces, which are so important when we have to use a system and a service, we consider especially accessibility and usability principles.
In our approach, we consider accessibility as a precondition that a system should have, and then when we can say that a system is accessible, we should consider how it is easy to use, simple to use by you, a user, and especially by blind users. So we can refer also and especially to usability principles. We consider so the effectiveness and efficiency and satisfaction, three important properties that a system, and we can say a user interface, should have in order to be useful, in order to be easy to use, to be for a blind person, but in general for a user, because we have to consider that we can refer to all users, easy to use. W3C have been proposed in literature several guidelines on accessibility. Just some usability guidelines have also been proposed, but currently just a draft for a suite that considers improvement and good interaction between the system and the assistive technology is proposed and has been developed in designing by the W3C, and we don't have we don't yet have a current real version, but we have to consider also this kind just to study and to investigate if the proposal is good or not. When we have to refer to blind users, and in general visually impaired users, but in this case blind users, we have to consider the main issues and main problems encountered by this kind of users when using an assist technology. And in our case, we consider for the web a desktop application, so a screen reader interaction. So several problems are encountered due to the sequential order of the content, due to the complexity in interacting with a complex user interface, and so several difficulties in perceiving correctly and efficiently the content and the user interface can be encountered by the users. So designers and build developers should keep in mind this kind of problems when design and when developing a user interface for any kind of system. In literature, several studies have been conducted to investigate on social networks as possible learning and e-learning system, which can be used for a collaborative way to interact and to keep in contact with other people. But no works or few works are available on accessibility and usability of user interface of this kind of service. But we know that it is so important that the user interface is also of this kind of service need to be accessible and usable. So we have to investigate in order to provide some information and indication on how we can develop and design the user interface accessible. So what is our approach? We would like to understand, as I said before, what are the main problems encountered by the blind people. So we consider first the navigation by a screen reader with a user interface in order to understand and to detect the main problems. We simulate both novice and proficient users just to consider all functions and all possible cases. And then, according to some guidelines, some existing guidelines or possible tasks that which can be carried out by the users, we apply an inspection evaluation
just to better define the main problems. So we are able to try to propose a possible solution, for example, subspecific usability guidelines or criteria, as we said, for example, for Wikipedia, Google Docs, or Google Search. We try to apply this kind of our solution to existing user interface, to the existing system, while maintaining the same look and feel, because our approach is not provide an alternative version, but maintain the same look and feel of the user interface, and by introducing some techniques, some additional features that can be detected by the assistive technology and can improve the interaction for blind users. Finally, we involve several blind users to test and to evaluate our solution in order to understand if the solution can be confirmed or need to be modified and improved. We applied this solution, and this, in particular, this approach. Sorry, but I think that. Okay, but it is the same. As I said, Twitter and Facebook. I think that I have skipped a slide, but it's not important because the problem are more or less the same. So, as I said, we applied this kind of approach to Facebook and Twitter social networks in order to understand the main accessibility problems, but especially the usability issues. So we noticed that too many steps are required, for example, to carry out a specific task, too many links, too many buttons, and in general we can say so a lot of information and content in the page. A specific problem which is important for recent system and service is the dynamic updates at the frequency of the information that are updated on the page. So the user is able to find update information at any time, but it requires a lot of effort. So this is a kind of an accessible service, so social, in this case Facebook, but not so useful. So we think that some features, some techniques can be applied in order to improve this kind of interaction. For example, here I am I'm showing a screenshot relating to, for example, reading messages on Facebook account. The last message or new message is just a show, and to find of this information can require a lot of time and effort. Here I'm showing how the screen reader interprets the content, the content. It is not important to show and to say to my blind colleagues and friends how the Jews interprets the content, but I think it is important to show these to site users, just to show that a lot of information is shown and available through a screen reader. For example, just to reply to this kind of message, several steps are needed, and sometimes some complicated commands need to be carried out by the users. And when the user is able finally to reach the screen and the interface where they can reply to the answer, a lot of information and several messages are shown, and in this case several steps are required to reach to achieve the edit field. As you can see here,
there is how the screen reader interprets and the content, just a portion of the content. So you can see, for my colleagues it's not important because they know very well the lot of information read by the screen reader, but for site user you can see how the screen reader and a lot of information that the screen reader read. So, what we can say? First of all, we can say that even if we can say that Facebook is mainly accessible, Facebook and Twitter is mainly accessible, it's not so usable, as so some additional features could be added and introduced just to improve the interaction. What we don't know is an alternative version, as for Twitter, for example, as done, and we don't like this approach, but we prefer an approach that assures the user interface is graceful, is for everyone, and at the same time is accessible and usable. As a second consideration, we can say also that an important feature and an important function that we have guaranteed to be accessible but especially usable is dynamic updates, and in order to provide to the user some ways to reach and to get quickly information related, for example, for users who are offline, online, we are becoming online and offline and so on. So this kind of information is important for social networks, but is also especially useful for all kind of collaborative and cooperative environments in order to guarantee really and truly inclusion for all. So, concluding, I just introduced an example that related to our approach. I think it is an approach that probably it can be considered easy and simple for users who know very well the problems and the aspects, but I think that site users should keep in mind several kind of guidelines and criteria, and in particular how to improve and to design a user interface as simple as possible, to introduce customization to improve and to adapt the user interface according to the user profile, and also several techniques and other features in order to make more perceivable, to make the content more perceivable by the blind and in general by all users, independently of their ability and assistive technologies they have to use. Okay, thank you for your attention. If you have any questions, here. Thank you. The next speaker is Professor Amedi from the Hebrew University of Jerusalem, and he's giving us a talk on seeing with ears, hands, and the bionic eyes, from theories of brain organization to visual rehabilitation. And he will be the last speaker of this morning, and then we will have a rest and have lunch after. So please, don't sleep. Okay, hi everybody. It's a great pleasure to be here. I hope you won't hate me because I'm the only thing between you and lunch. I will try to shorten some of the demos
just to make it quicker, although I would really like to show you everything, because this was an amazing workshop. I have to tell you, I learned a lot. But I think also I have one very important message. I was amazed by the work that was done here, but I think there is one mistake that a lot of the speakers did, and I want to stress it very strongly here. And the message is that you are ignoring the brain. And the way we are used to see is not with our eyes, it's with the brain. This is, now you can go to lunch, okay? But I will try to demo it in several examples. Then I'm going to rush very quickly, because actually I'm a bit embarrassed by the quality of the things that were here, so I will show you some things we developed to help individually impaired. Since we have here such an amazing character such as Andrea Bocelli, I'm very happy to present it here, because we actually developed a system that enabled to see with colors, using sounds, using music actually. And we just had a press release yesterday on this. So it's a great time to be here. So I just highlighted very quickly, in terms of computer vision, we are completely amateurs and we are really doing things which we have to learn a lot from you guys, and this was amazing. But our contribution is that we use a lot our insight about how our vision is organized and how the brain processes information from audition, from vision, from touch, etc. And I think this will be critical for any visual rehabilitation, may it be based on stupid devices, like some of the ones that I'm going to show you. If it be on very smart devices, like the amazing devices that we had here from Professor Teller and from the other amazing talks, and devices that are going to try and restore vision directly, so to stimulate the brain. And all this, I would argue, if I would have time, that all these approaches so far fail dramatically, especially in relation to what you presented here. But this is because we don't understand how to reprogram our brain. And you would have to do exactly the same. It's not an accident or by chance that really, I have to stress it, this is amazing work, like point three, but that you started with points three and four and you skip the interaction with the brain of the individual. This is a very difficult task. And this is what I would try to stress here. So just to tell you, to summarize it in a more scientific terms, usually, till now, if you open a textbook of a Nobel Prize winner in neuroscience, etc., still the main way most of the scientists think about the brain is a sensory machine. So the brain is a sensory-specific machine. We speak about visual cortex in the back of our brain, 30% of the brain, which is the number of neurons in the galaxy, in our Milky Way galaxy, the same number of neurons in the brain, 30% of them dedicated to vision. Okay, some say 20, some say 40, doesn't matter. We have the auditory cortex, etc. And also, this is very important for rehabilitation because, for example, if you are born blind and you never had vision in critical period, there is no way we are going to implant you bionic eyes and the most sophisticated technologies. It's not going to work, okay? Now, our hypothesis, and I will try to show you, I won't have time to do it, this is 1.5 hour talk, but I will show you some evidence of the work that is now over 10, 11 years of my group and also several other groups that actually suggest that the brain is a flexible, sensory, independent task machine. And I was excited to hear that actually the way you're approaching things, for example, in Professor Teller's talk, is that you realize that what you need to do is to take care not about the information, but about the task. Okay, and what we suggest is the brain is not organized according to the senses. It's organized according to the tasks and the goals, okay? I didn't change this slide after Professor Terra's talk. This is something we published recently. And I think this two field talks very nicely with each other because we think there is a lot of evidence now that this is the way the brain is organized. And not only this open the opportunity, if we do it in a smart way, if we use the right technologies, training, we can maybe reopen critical periods and restore visual abilities. And this is critical if we want, for example, to do it using prosthesis. There are several amazing groups, some in Boston, some in the West Coast, some in Europe, that are working on this and we are interacting with them. So I just want to demonstrate to you, I had several demos, I would actually show you only one, that actually demonstrated, because this is a mixed audience of general interest and scientists. And usually people used to think about that the seeing in humans works like a camera.
okay, there is a lot of similarities between a camera and how we see, but this is obviously not the case. Just a few examples. Most of you can see here black patches on white background, okay? And also here you can see white patches on white background, but if your task, if I will tell you that your task is to read, and I will tell you that between each two black patches you have a letter, can you read it now? Yeah, so it's the word lift. The same happened to me. Can you see it? So it's here, the L, I. So something changed in your brain, in the way, in your task, and in the way you interpret the environment. Another example which I really like, because it happened to me, is that I sent many of my papers using FedEx. And maybe after 100 times I send it, I suddenly realized that they were hitting an arrow between the E and the X. Some people see it immediately. Some only now see it after my presentation. And actually what I did now is to change your brain. Now each time you go on the street and see a FedEx truck, you remember that there is an arrow and you see it. You can't avoid it. And also you remember me maybe and this loud talk that prevented you to go to it. Okay, I have to show the last example because we are in Italy. So this is the Mona Lisa. If you are have very, very good vision, you can see that they're a little bit different, these two Mona Lisas. They're quite the same, right? But now, and people don't believe me when I show this demo, is that when I would, so I rotated in steps 90 degrees, and now flip it completely. And now you can see that there are, this is the disgusting Mona Lisa, and this is the pretty Mona Lisa. Now what is amazing is that now even though I told you that we switched the mouse and the eyes, if I go back to the images, and I'm giving you my word, it's exactly the same image. You can't see the ugly Mona Lisa now. Why is it? Because evolution carved a very unique system that enabled us to see upright faces, but not faces in the other direction. And there is a lot of work on this in many labs. So the bottom line is that to a very large extent, we see with our brain, not with our eyes. Okay, and sensory substitution devices, I will try to highlight some, try to bypass the visual pathways to reach to the brain, either by having this type of headphones to convey sound, or by having tactile displays like the ones that they presented here by Professor Taylor, Pizzi, etc., the amazing work that was presented. So the idea is that the camera will take the image, it would be go through to some processing unit, and then present it to the ear. Now, usually what I do is teach the audience to see with sounds, just to give you an example. So for example, we can represent a down a line by sounds that goes tew. Unfortunately, it's me that's singing and not Andrea, but, and also it can be an unpleasant sound, but it also can be a down scale. And then if the line is up, it will be tew, okay, or an upward scale. Now we can, for example, and this is not, I'm showing this to you with the Peter Mayer's The Voice algorithm. It's not the music algorithm. I won't have time. So for example, high, medium, low. Concept like width is very easy to get. So just for example, can you hear this? Oh, no? No, now you can hear it. You have a very good hearing. It was not connected. So I don't have time for the demo. Usually I'm teaching it, but after 1 minute of training, some in the audience could already read this. Maybe you can understand. Let's go down, up, down, up, O, and down, up, for example. And also you can know where it is. Is it located up? And you can have the sense that it's keeping the geometry, okay? And it's the same geometry. The sounds are being drawn by the images are being drawn by the sounds. And also concepts like big, small are very intuitive. You get a feeling that it's the same but small. Okay? And again, if I had time, three, four more minutes, I would teach you to do it, but you have to wait for the next time. Now, what the blind can do with this? We have a project for the last 3 years which we train blind individuals to do it. We start, now all the training is computerized, so we hope in the very soon it will be available. So we start with very simple stimuli like dots and lines. Then in the next step, subjects can recognize categories, so they are standing in front of someone and know if this is a face
or a tool, all the things that your smart algorithms are doing using the computer, now it's the brain doing the same. And in the last step, they can also do something like this. So I will just show you a one-minute movie, which basically highlights, for example, how we can train blind to recognize faces, and in the next step, recognize even facial expressions. Okay. So first the training is in 2D, but next step we are moving to 3D, to real environments, and try to teach. So all the blind that I'm showing here are congenitally blind, are fully blind. They don't even have 1 foot of light of perception. So first of all, you see here the glasses and the headphones. So now we use a better, more sophisticated setup. So first, Hamutal needs to learn the exact shapes in using touch. And then, and you can see here the sounds, now you can't do anything with this because you didn't train, but after 40 hours of training, like I'm showing you, she can recognize that she's surprised, and now she changed the facial expression, it takes several seconds, and then she recognizes and say, this is a smile. And now we do the generalization, we bring on a new person that was not trained, and you can see it. And so it's more of the same, I would skip it. What is amazing is that using MRI, TMS, and EEG, we can actually track the brain and see what's going on in the brain. And the amazing thing that happens, if I have to summarize it in 1 minute rather than in 1 hour, is that in the beginning, all the information is being processed in the auditory cortex. But after training, the visual centers are being taken over by this processing. So, for example, the visual reading center, we showed that it actually isn't picky about vision. It's activated either in the peak across the entire brain of reading by braille, but also with the sounds in the beginning, it's not activated at all. But after 40 hours of training, now it's activated to sounds, just as in braille and as in vision, and it's very specific. It's the peak activation, and it's very specific versus any other visual so-called stimuli. The object recognition, all the examples that you gave here, okay, we know, for example, from the work of Rafi Malach from Weizmann Institute, that any individual in any country and any object he gets, there is the same visual area that is being activated. It's called LOC. What we show is that initially with the sounds activate the auditory cortex, but once they learn to recognize objects, the peak across the entire brain is exactly in the same area. So they recruit the visual system to understand the thing. So the conclusion is that LOC, or the vision reading center, discovered by Laurent Cohen and Stanislas Dihan, are actually not visual object recognition center, not reading center, but they are task machines. They have tasks. The reading center is to convert symbols into phonemes. The object related center is to create geometry, 2D geometry, 3D geometry, okay? So this is, I would run over this part because this is a brain, and I would just tell you that in the last 3-4 years, another aim of our group is to develop new technologies. So for example, what you see here for visually impaired is an algorithm that converts, you see here a grayscale image, all the, both bionic eyes and the sensory substitution are ignoring color. So for example, here you wouldn't be able to see the letter 2, but with this algorithm, so this is actually a hybrid, and this is where actually we are going. This is why I'm so excited to be here, because I think the future is by combining the power of the brain with the powers of computer vision. And creating this type of hybrids, get some of the tasks to the brain, some of it to computer vision, can be very powerful, okay? So I won't get into all the details of the algorithm, but basically it convey color, shape, and location just like I showed you, using music, harmony, instruments. And what is very critical, and everyone that is doing computer vision, it will be trivial to him, color is very important
for object recognition, for figure and ground segregation, etc., etc. So by being able to convey the images using music is both pleasant, artistic, but also very useful for vision. And we just to give you one example, so for example, two lines. So what you hear is a choir. One choir line gives you the bottom line, and then the upper lines enters, and it's shorter. Listen to it again. So we have a lower line and a shorter upper line, just to give you the gist of it. And then the colors are being with a computer vision algorithm, and then we transform them into different instruments. I want to show you all that. We just actually published yesterday, and this is from the press release, Music to My Eye devices converting images into music help individuals without vision reach for objects. It's not only important to have vision or to have understanding what's in front of you, you need to act upon it. And what we show here is that using the eye music, basically subjects are able to reach for things in the world, and this is very simple experiment, so it's not very complex environment, but in 2D at this point, can reach to visual things very accurately, just like as vision after they learn the algorithm. Okay? So this is, I think, very important, not only to understand the environment, but to act upon it. This is the task and the goal component that Professor Taylor was talking about. We also developed this stupid cane, but very, very accurate, that can give you a very accurate depth information in a real environment. Just for example, last year we built a huge mazes in the middle of the presidential conference of President Paris, and people sighted or blind, we put blindfold on them, and they were able to go immediately. You don't need any learning here. You take it, you have 1 minute of explanation about the device and the vibration or the sound it gives, or both, it's up to you, you decide, and you can walk, and not only this, we can create this virtual environment that you can learn the environment before and transfer and learn it more quickly. Just to show you, this was just recently accepted. They can even do, using this device, cases which you have visual illusions. That a sighted person cannot tell if this is a concave or convex, if it's towards you or not, but with the device, they can do it, and also blind. So to summarize, this is our long-term goal, and I think computer vision needs to fit into this. It started to fit with the eye music, but I'm thrilled if anyone would want to work with us, or if this work would show any relevance to you, because you are much more talented than us in this field. But the vision is that, first of all, we are collaborating with Centers for Visual Rehabilitation of inserting electrodes to the brain and restore vision. The problem is, for example, with bionic eyes, at the moment, it takes us about a minute or two to read one word. Usually in demos, I'm showing that after 2-3 minutes, definitely after one of training, you can do it very fast, 5, 4, 5, 6 seconds. This is just an example. So the idea is that you can have a teach in 40 hours to do very complex things, then have the information coming in the same resolution, both from the prosthesis and the substitution, just like I showed you, the music, the tactile smart device that you are developing, etc., etc. This will give an explanatory signal, and together we would reprogram the brain and the visual centers to understand vision again. Now, but the thing is that it's not only to add, the prosthesis is giving you the qualia, the feeling of vision if you were sighted before, and this device can give you same resolution, very fast learning and reprogramming the brain, but it also can give you added value. So for example, you can have color, which none of them are using, increased resolution. We showed, for example, that you can pass the legal blindness threshold by using auditory sensory substitution devices just recently. So in terms of resolution, you can reach a functional resolution of 4,000 or 5,000 pixels, okay? So this is, and very quickly, about 40 hours of trainings. So if someone is dedicated, you can do it in several weeks, 2, 3, 6, 10, it depends how much energy you have. And the last piece is that we can also add very easily depth information. So you would go with this thing and it would vibrate by the distance. And again, this is just an overview how to create a hybrid system, and you can add it definitely. We started with the color, but a lot of very smart computer vision algorithms that will help to reprogram the brain, because actually the brain is a task machine and you are very good at creating this stuff. So I would skip all this and just say that this is a team effort.
And those, all these guys are amazing in bringing it together. Although we are in Israel, we try to create an international program also. It's very difficult. We have some support, and I would very much want to thank you for staying and not going to lunch, because the food here is amazing, and I really want to thank you for sharing all the input before. So thank you very much. Thank you very much. If there are some questions, or maybe we can, you can talk with Professor Amelia during lunch. So we'll be back here at 3:30 instead of 3, because we are very late.